Suor Mansueta, come ha fatto il Signore a farti capire che questa poteva essere la tua strada e quale costante ti ha accompagnato nel cammino? Allora, la mia prima chiamata che ho scoperto del Signore è stata nel periodo dell'adolescenza. E a San Cosma mancavano le scuole, il parroco di Piacera non riusciva ad ottenere di averle. A un certo momento è cambiato il parroco e quindi è venuto un sacerdote giovane che seguiva molto i ragazzi e i giovani, dava molto tempo a loro. E in questo periodo lui ci ha insegnato a meditare, cioè quando noi andavamo in chiesa, anche se eravamo ancora molto giovani, ci insegnava come si poteva fare la meditazione per stare con il Signore. E ci indicava anche che andare a messa soltanto alla domenica era troppo poco. Quindi ci diceva, se qualche volta potete venire anche nei giorni feriali, questo è bene per voi, perché imparate a stare con Lui, a stare con il Signore. E noi seguivamo anche i suoi insegnamenti, perché era sempre molto scherzoso, molto gioioso, e quindi ci convincevano le sue parole. A un certo momento, allora, io ho incominciato a sentire sempre più forte questa voce e poi a 18 anni ho deciso di entrare. Però avevo mia mamma, soprattutto i miei genitori, che non volevano che facessi questa scelta. Allora io dovevo entrare in ottobre di quell'anno. Però che cosa è successo? Che mia mamma ha detto no assolutamente, e sicché ho dovuto aspettare alcuni mesi e mi ha dato il permesso solo a gennaio dell'anno nuovo. Nel corso degli anni hai cambiato spesso attività, prima con i bambini dell'infanzia, poi con i ragazzi delle medie e anche con le giovani del collegio universitario. Sì. Che cosa ti hanno richiesto tutti questi cambiamenti? Questi cambiamenti sono stati per me sempre una novità, ma anche se li vedevo troppo impegnativi per me, mi davano gioia, la gioia di eseguirli bene. E quindi la prima esperienza è stata con i bambini della scuola dell'infanzia e qui sono stata molto contenta perché ho avuto la benevolenza dei bambini, naturalmente, ma anche quella dei genitori e poi delle ragazze che c'erano lì in parrocchia. Giocavamo spesso alla domenica, a pallavolo, a pallaguerra, eccetera. Poi danzavamo e tutte queste cose che le ragazze si divertivano a stare con noi. E quindi andavano a casa sempre a sera molto tardi, quando era buio. Però andavano a casa contente e anche noi suore, anche se eravamo stanche, eravamo anche noi felici. Sappiamo che ogni congregazione ha il suo carisma e la sua spiritualità. Sì. Quali doni ti ha consegnato il nostro carisma, la nostra spiritualità? Allora, prima di tutto ho capito dal padre fondatore, dal nostro carisma, che per lavorare bene, per lavorare nel servizio dei fratelli e servire Dio, è sempre importante affidarsi a Lui.
E se noi ci affidiamo a Lui, riusciamo in tante cose, ma soprattutto anche a rafforzarci di fede, che è quella che ci serve, perché senza la fede non si va avanti, da soli non possiamo fare niente. Quindi la fede è importante, e poi il padre fondatore come carisma dice vivere la verità nella carità, la verità che è Cristo nella carità, perché Gesù nella sua vita ha sempre mostrato, evidenziato il suo amore fino alla fine, che ha dato la sua vita per noi.